È in apertura, completamente in apertura. Allora, un esercizio, il primo che puoi fare per scoprire il movimento del tuo diaframma è sdraiarti a letto semplicemente. Tu dirai, ma perché? Insomma, io mi sdraio tutte le sere, eh? Non è che mi accorgo che mi parta il diaframma. Invece sì, sì, perché se c'è una posizione in cui il diaframma parte in automatico è quando tu sei steso. Da disteso, la parte che inizia in automatico a lavorare è appunto la parte dell'addome basso. Vedrai la tua pancia gonfiarsi e sgonfiarsi. Gonfiarsi e sgonfiarsi. Prova, stenditi anche adesso. Ora che sei steso, metti sul tuo addome un bel tomo così, un bel librone bello grosso, magari anche due, per fargli fare un pochino di fatica, per allenarlo. È un muscolo. Immagina mentre inspiri, dal naso, mi raccomando, che l'aria entri e ti apra la cintura di cui abbiamo parlato e tu senti scendere il tuo diaframma. E mentre scende il diaframma, sale il tuo libro, visto che sei disteso, perché si gonfia la pancia, ma attento, non è nella pancia che devi pensare di mettere l'aria. L'aria, come ti ho detto, e come ben saprai, non va mica nelle viscere della pancia, l'aria va nei polmoni. Solamente che, visto che il muscolo del diaframma adesso entra in azione e quindi scende per far entrare l'aria nei polmoni, cosa fa? Schiaccia inevitabilmente le viscere della pancia ed ecco che esse spingono in fuori e la tua pancina si gonfia un po'. Lo so, le ragazze diranno, ma è antiestetico tutta la vita a pensare di stare con il petto in fuori e la pancia in dentro. Oddio, niente di più innaturale. Niente di più drammatico per riuscire a respirare correttamente. Schiacciare in dentro la pancia vuol dire schiacciare l'ultima parte dei tuoi polmoni e quindi non riempire completamente i tuoi palloncini d'aria. Per non parlare degli uomini palestrati che per farci vedere i pettorali ci tirano in dentro tutti gli addominali per far vedere la bella tartarugone e quindi qui non respirano. Il problema però è quando ti alzi in piedi, continuare a respirare con il diaframma quando sei in posizione verticale. Eccoti l'esercizio. Metti una mano qui sulla tua ala, sulle tue costole e l'altra qui. Non sulla pancia, qui, più o meno sotto lo sterno. Inspira e vedrai le tue mani aprirsi in questa direzione, così. Quando ti senti pieno d'aria, conta magari 4 secondi nell'inspirazione, trattieni, tac, trattieni almeno 3 secondi. E poi espira. Sempre in 4 secondi. Quindi 4, trattengo 3, espiro 4. Quando espiri le mani si chiudono, quando inspiri le mani si aprono. E quando trattieni, beh, questo è importantissimo. Nella prossima pillola ti spiegherò perché questo momento è importantissimo. Intanto continua ad allenarti così. Trattieni 3 secondi prima di espirare. Per capire se stai inspirando correttamente con il diaframma, prova poi a metterti successivamente anche una mano qui, sul petto. Questa non dovrebbe assolutamente muoversi, perché l'unica che si muove è quella sottostante. Ma visto che il diaframma, come ti ho detto, è un muscolo, non è che tu puoi pretendere di andare in palestra 2 volte e di ritrovarti un bel bicipite così, eh? No, non credo proprio. Lo devi allenare e tutti i giorni per lungo tempo, almeno 5 minuti al giorno. Prima fallo concentrandoti, steso e in piedi. Poi
passa a porre attenzione a come respiri durante piccole azioni quotidiane di non troppa concentrazione mentale, tipo mentre passeggi, mentre guidi, mentre leggi un libro, e prova, mentre fai queste azioni, a respirare con il diaframma, perché respirare con il diaframma deve tornare ad esserti naturale. Ah! Se vuoi però capire come non perdere più la voce, non rimanere più afono e avere un grande volume, beh, non perderti la prossima pillola, perché andiamo avanti su questi concetti.